Iniziamo quindi a vedere il metodo esplicito. Per il generico nodo interno, valutando quindi il primo membro con l'istante di tempo n, otteniamo k di i meno 1 all'istante n meno 2t all'istante n più di i più 1 all'istante n diviso delta x quadro, ho diviso già per delta x in questo modo, è uguale a rho c di con i n più 1 meno di con i n diviso delta theta. Riorganizzando il tutto possiamo scrivere k delta theta diviso rho c delta x quadro, che moltiplica t meno 1 alla n meno 2t alla n più di più 1 alla n è uguale a ti alla n più 1 meno t alla n. A questo punto osserviamo che k su rho c è ovviamente la diffusività termica, e se ricordate nella dimensionalizzazione dell'equazione generale della diffusione, a per teta su L quadro era il numero di Fourier, cioè il tempo adimensionalizzato, ve lo ricordate? Qui abbiamo a per delta teta su delta x quadro, quindi tutta questa quantità qua è il numero di Fourier di maglia, quindi Fourier con i, va bene? È il numero di Fourier di maglia che noi comunque d'ora in poi chiamiamo Fourier senza il predice I, giacché la griglia è uniforme. Quindi se la griglia è uniforme, e per uniforme si intende e nello spazio e nel tempo, è chiaro che non fa differenza valutare Fourier nel nodo I o nel nodo I più 1, perché delta theta e delta x sono sempre gli stessi. A è lo stesso e quindi genericamente lo chiamiamo Fourier. Ora, in questa equazione l'unica incognita è t con i n più 1, come abbiamo detto. Tutte le altre temperature sono note. Riorganizzando l'equazione, quindi, otteniamo t con i n più 1 è uguale a Fourier t con i meno 1 all'istante n più t con i all'istante n, questa la porto dall'altro lato e quindi moltiplica 1 meno 2 volte il numero di Fourier, più Fourier t con i più 1 all'istante n, e questa rappresenta l'equazione discretizzata nel tempo e nello spazio per il generico nodo interno utilizzando la metodologia esplicita. Per rendere ancora più chiaro il fatto che il metodo è esplicito e quindi l'unica incognita è la t con i n più 1, immaginate che nel processo di risoluzione il primo passo che compiamo, quindi la prima iterazione nel tempo, servirà a valutare la t con i all'istante 1, diciamo così, e la t con i all'istante n sarà la t con i all'istante 0, cioè la distribuzione iniziale di temperatura che è nota. Quindi a partire dalla distribuzione iniziale di temperatura mi trovo la t con i all'istante n più 1, capite? Faccio questo per tutti i nodi e quindi avrò la distribuzione di temperatura all'istante 1 in questo caso, che quindi rappresenterà nel passo successivo la distribuzione nota per calcolare la temperatura nell'istante 2, capite?
Quindi non è necessario, ripeto ancora, risolvere alcun sistema di equazioni. Dicevamo tuttavia che il metodo esplicito ha questo vantaggio della semplicità, ma ha lo svantaggio legato al fatto che non è incondizionatamente stabile e quindi bisogna, per poterlo utilizzare, capire qual è la condizione di stabilità da rispettare affinché il metodo non diverga. Per determinare la condizione di stabilità è possibile utilizzare diverse metodologie che possono essere basate su osservazioni più di natura fisica o su osservazioni più di natura matematica. Allora, immaginando di basare la nostra analisi su osservazioni di natura fisica, potremmo fare riferimento ad un caso estremamente semplice, cioè di una lastra piana con temperatura imposta T0 sia a destra che a sinistra e discretizzata utilizzando solamente tre nodi, quindi nodo 1, nodo 2 e nodo 3. Ok? Già sappiamo che in assenza di termine sorgente, a regime, la lastra sarà isoterma alla temperatura T0. Però immaginiamo che la condizione iniziale sia tale che T2, T1 e T3 siano maggiori di T0 e quindi nell'evoluzione temporale vediamo questa temperatura della lastra che progressivamente si abbassa fino a portarsi a T0 in tutti i nodi. Ok? Quindi, scrivendo il bilancio per il generico nodo interno, in questo caso il nodo 2, all'istante n più 1 sarà pari a Fourier per il nodo T1 all'istante n più T2 all'istante n che moltiplica 1 meno 2 volte Fourier più T1 all'istante n moltiplicato Fourier. In altri termini posso scrivere tutto come T2 all'istante n più 1 è uguale a 1 meno 2 volte il numero di Fourier che moltiplica T2 all'istante n più 2 volte Fourier che moltiplica T1, questo qui ho sbagliato il T3, che moltiplica T1 all'istante n più T3 all'istante n diviso 2. Quindi questo è il valor medio della temperatura dei due nodi adiacenti moltiplicato Fourier e questo evidentemente è T2 all'istante n. Quindi se siamo nella situazione in cui questo è x e nel tempo abbiamo T1 all'istante n, T3 all'istante n e T2 all'istante n, mi aspetto che T2 all'istante n più 1 non possa, cancelliamo qui, allora l'istante n più 1 T1 e T3 saranno sempre le stesse perché in 1 e in 3 abbiamo una condizione al contorno del primo tipo. Dicevo,
non mi aspetto che nell'istante n più 1 la temperatura T2 possa assumere un valore inferiore a T1 e T3. Quindi questa è una situazione che non è possibile. E chi ce lo dice che non è possibile? Ce lo dice il secondo principio della termodinamica, perché qualora dovesse avvenire una cosa del genere, questo significherebbe che nella sua diminuzione di temperatura il nodo 2 a un certo punto, cioè quando la sua temperatura si trova qui, ha continuato a diminuire la propria temperatura cedendo calore ai due nodi a fianco che si trovano a una temperatura più alta. Di conseguenza ciò che è avvenuto è che è stata trasferita energia termica da un corpo più freddo a un corpo più caldo. E il secondo principio ci dice che questa cosa non è possibile, naturalmente, capite? Ora, se vogliamo evitare che ciò avvenga, e se questa è la temperatura media dei due nodi adiacenti, io a questa temperatura media non devo andare a sottrarre alcunché, ma al più posso andare a sommare qualcosa, giusto? Quindi affinché non avvenga quella situazione, questo coefficiente deve essere sempre maggiore o uguale di 0. Se è uguale a 0, all'istante n più 1 trovo proprio, nel mio caso, T0 nel nodo 2. Se è maggiore di 0, troverò una temperatura che sarà da qualche parte qui su, cioè inferiore a T2 n, ma maggiore dei due valori nodali adiacenti. Ma se dovesse essere minore di 0, mi ritroverei in questa situazione qua, che è una cosa che devo evitare. E allora la condizione è 1 meno 2 volte il numero di Fourier deve essere maggiore o uguale di 0, maggiore o uguale, scusatemi, di 1. Scusate, maggiore o uguale di 0, non so perché, maggiore o uguale di 0. Questo significa che il numero di Fourier deve essere minore o uguale di un mezzo. Scusate, mi stavo ragionando un po' più avanti. Mentre scrivevo ragionavo su un qualcosa che volevo dire dopo, cioè ho scritto maggiore o uguale di 0. Allora, quindi minore o uguale di un mezzo, ma ricordiamoci che Fourier è uguale ad A per delta teta diviso delta x al quadrato. E questa quantità deve essere minore o uguale di un mezzo. È chiaro che questo limite di stabilità, una volta che ho definito la griglia spaziale, si ripercuote sul time step che posso scegliere. Se scelgo un time step troppo elevato, questo numero di Fourier diventerà maggiore di un mezzo a un certo punto e quindi il metodo non sarà più stabile, capite? Ma è importante però osservare che c'è un legame tra il delta teta e il delta x, però il delta x è al quadrato, il delta teta invece no. Allora che cosa significa questo? Proviamo con numeri semplici, va bene? Immaginiamo di avere un delta x pari a 1, una griglia molto alta, e immaginiamo di avere a pari a 1, caso proprio più semplice di questo, non è possibile. Viene fuori che il time step che posso scegliere al massimo è 0,5. Ma se io facessi una griglia di 0,1, 0,1 al quadrato fa 0,01, e allora il time step che posso scegliere diventa non più grande di un centesimo di secondo. Questo perché il delta x è al quadrato, quindi vedete che il legame delta teta delta x favorisce delta teta, in effetti. Quindi se infittisco la griglia, poi sono costretto a scegliere delta teta sempre più piccolini. Alla stessa condizione di stabilità si può pervenire seguendo altre strade. Ah, una cosa però, prima di procedere, è interessante osservare. Allora, dal punto di vista fisico,
La diffusività termica può essere interpretata, anche se in maniera molto approssimativa, nel seguente modo. Il rapporto tra la dimensione del dominio e la diffusività termica, la dimensione del dominio al quadrato e la diffusività termica, mi dà un'informazione sul tempo necessario, scusatemi, sulla dimensione del dominio, questi sono metri quadri, la dimensione del dominio al quadrato e la diffusività termica, dico bene. Infatti dal punto di vista dimensionale ci troviamo, no? Vengono fuori i secondi. Ci dà un'informazione sul tempo necessario all'onda termica, diciamo così, per invadere, se vogliamo utilizzare questo termine, l'intero dominio. Poiché voi sapete che la diffusività termica è una misura della velocità di propagazione della perturbazione termica a seguito di una variazione, per esempio, delle condizioni al contorno o altro, allora il tempo necessario affinché una variazione di temperatura, per esempio nel nodo 2, interessi tutto il volume di controllo che è l'elemento associato al nodo 2, è dato circa da questa informazione. Ci dà un'informazione, un ordine di grandezza su questo tempo. Allora, qui abbiamo il rapporto tra il time step che scelgo e appunto questa informazione. E questo limite ci dice, guarda, dai all'onda termica il tempo necessario a interessare tutto il dominio, perché se non fai così, se sei troppo veloce nella risoluzione del tuo problema, al passo successivo il nodo 3 potrebbe non essersi ancora accorto del fatto che il nodo 2 ha cambiato la sua temperatura. Capite? Ora, è chiaro che questa è una interpretazione, direi anche grossolana, del limite a delta theta su delta x quadro, ma ci fa intuire che anche dal punto di vista fisico questa quantità qui può avere una certa interpretazione, che è quella che vi ho appena detto. Capite? Ora, dicevo che allo stesso limite di stabilità si può pervenire utilizzando altri approcci, più propriamente matematici. Ad esempio, a partire dall'equazione per il generico nodo interno, che riscrivo qua in alto per avere più spazio in basso, posso dividere tutti i termini per picconi alla n, ottenendo una cosa di questo tipo: picconi alla n uguale numero di picconi, picconi meno 1 alla n diviso picconi alla n più viene 1 meno 2 volte Fourier, direttamente le parentesi non servono più, di con i più 1 alla n diviso di con i alla n per il numero di Fourier. Allora, una volta scritta questa equazione, possiamo osservare che affinché tutto funzioni correttamente, tutti i termini di questa equazione devono avere lo stesso ordine di grandezza. E l'ordine di grandezza dei termini, vedete, è ben evidente, che qui abbiamo un 1. Quindi tutti i termini di questa equazione dovranno avere un ordine di grandezza, diciamo così, unitario o inferiore. Allora guardiamo, sicuramente l'ordine di grandezza di questo termine è unitario, cioè la temperatura all'istante n più 1
tutto procede come deve, sarà dello stesso ordine di grandezza della temperatura all'istante n. Non è che parto con 10 gradi e salta a 1000, no? Giusto? Quindi l'ordine di grandezza di questo termine sarà circa 1. Qui abbiamo questo termine che ha ordine di grandezza circa 1 e di conseguenza da qui viene fuori che l'ordine di grandezza del Fourier sarà circa 1 pure lui. Però in realtà abbiamo anche quest'altro termine dove viene fuori che l'ordine di grandezza di due Fourier dovrà essere uguale a circa 1, che è una condizione più restrittiva di questa. Capite? Infatti, da questa condizione più restrittiva viene fuori che il numero di Fourier deve essere minore o uguale di un mezzo. E quindi questa è la condizione di stabilità che abbiamo trovato anche prima. Avete capito? Ovviamente è un approccio che non è basato su osservazioni fisiche, ma semplicemente su analisi matematiche, ma ci offre un vantaggio, per esempio, legato al fatto che quando si hanno dei termini aggiuntivi, come per esempio il termine di generazione, la condizione di stabilità può essere facilmente determinata. Infatti, vediamo cosa succede nel caso di presenza di termini di generazione. Facciamo riferimento ancora una volta al generico nodo interno, quindi nodo I, nodo I più 1, nodo I meno 1, asse X, questo è l'elemento associato al nodo I che ha dimensione delta X e avremo le potenze termiche, Q punto I più 1 I, Q punto I meno 1 I, che già che si parla di metodo esplicito sono valutate all'istante n, già che in un metodo esplicito la variazione di temperatura nel tempo è valutata facendo riferimento a flussi di temperatura, flussi di energia termica, scusatemi, valutate all'istante n, quindi questo Q punto con I meno 1 I e Q punto I più 1 I sono valutati all'istante n, e poi abbiamo un termine di generazione che al solito è questo qui, Q punto T per V. Di conseguenza il bilancio sarà Q punto I meno 1 I valutato all'istante n più Q punto I più 1 I valutata all'istante n più il termine di generazione è uguale alla variazione di temperatura nel tempo, quindi rho cv dt su dθ in questo modo qua. Esplicitando il tutto troveremo k t con i meno 1 all'istante n meno t con i all'istante n su delta x più k t con i più 1 all'istante n meno t con i all'istante n su delta x più il termine di generazione per il volume che è delta x per 1 per 1 è uguale a rho c delta x t con i all'istante n più 1 meno t con i all'istante n diviso delta theta. Ora, riorganizzando il tutto, quindi moltiplicando per delta teta, delta qui, qui e qui, e dividendo rho c delta x, per cui delta x scompare qui, qui diventa al quadrato, e al quadrato, dividiamo anche per rho c. Otteniamo
delta theta su rho c delta x quadro è il numero di Fourier di maglia, quindi abbiamo Fourier t con i meno 1 all'istante n più, come prima, t con i all'istante n che moltiplica 1 meno 2 volte il numero di Fourier più t con i più 1 all'istante n che moltiplica il numero di Fourier. Poi abbiamo il termine di generazione che è punto terzo per delta teta diviso rho c uguale a t con i all'istante nt, e questa è l'equazione nel caso di presenza di generazione. Che cosa cambia in termini di stabilità? Dividendo tutto per t con i all'istante n, otteniamo t con i n più diviso t con i all'istante n uguale al numero di Fourier, t con i meno 1 all'istante n diviso t con i all'istante n più 1 meno 2 volte il numero di Fourier più t con i più 1 all'istante n diviso t con i all'istante n per il numero di Fourier più termine sorgente delta teta su rho c t con i alla n. Ok, allora da questo che cosa viene fuori? Viene fuori che ad ogni passo io devo utilizzare come time step quello che mi permette di avere da qui Fourier minore o uguale di un mezzo, ma da qui dovrò avere che l'ordine di grandezza termine di generazione per delta teta diviso rho c di con i all'istante n deve essere minore o uguale di 1. Per cui l'altro limite sarà che delta teta dovrà essere minore o uguale di rho c di con i all'istante n diviso termine di generazione. Ok? Il minore tra i due, quindi il minore che viene fuori da questa condizione e da questa condizione, sarà quello da utilizzare nel corso delle iterazioni. Ok? Ora va da sé che questo secondo limite qui ci fa vedere che maggiore è il termine di generazione, più piccolo sarà il valore del time step limite che posso utilizzare nella mia simulazione. Quindi quando sto risolvendo problemi con un termine di generazione molto molto elevato, sarò costretto ad utilizzare passi temporali molto piccoli nella procedura di calcolo esplicita. Ok? Domande, dubbi? Qualcosa che devo ripetere? Benissimo. Tornando adesso al caso del metodo delle differenze finite esplicito, quindi per problemi transitori, abbiamo visto per il generico nodo interno e nel caso di assenza di termine di generazione qual è l'equazione tipo. Dobbiamo tuttavia vedere qual è l'equazione tipo per i nodi all'estremità, e quindi in altri termini dobbiamo vedere come imporre correttamente le condizioni al contorno spaziali, evidentemente. Allora, noi abbiamo una condizione al contorno del secondo tipo omogenea a sinistra e una condizione al contorno del terzo tipo a destra. La condizione al contorno del secondo tipo omogenea che abbiamo sulla sinistra, cioè qui, può essere derivata da quella del terzo tipo ponendo h uguale a 0. Quindi se guardiamo il nodo M, quindi all'estrema destra del dominio, possiamo poi osservare facilmente qual è l'equazione tipo del primo nodo annullando h, capite?
Quindi andiamo a vedere il nodo all'estremità del dominio che abbiamo chiamato nodo M. Quindi la situazione è questa. Nodo M meno 1, quindi questo è delta x mezzi, e abbiamo un punto M meno 1 M punto infinito M, e il bilancio si scriverà punto M meno 1 N valutato all'istante di tempo N più punto infinito M valutato all'istante di tempo N, se vogliamo aggiungere per completezza il termine di generazione lo aggiungiamo, termine di generazione per il volume, uguale a la variazione di energia rispetto al tempo nel volume di controllo. Esplicitando il tutto otteniamo K per Tm-1 all'istante n meno Tm all'istante n diviso delta x, più il secondo termine è H per l'area di scambio che è unitaria, quindi per T infinito meno Tm all'istante n, più il termine di generazione che va moltiplicato per il volume, che in questo caso è delta x mezzi, perché è metà elemento, no? Siamo all'estremità destra del dominio, è uguale a rho c volume, ancora delta x mezzi, per la derivata temporale, che è Tm n più 1 meno Tm all'istante n diviso delta t. Riorganizziamo il tutto e otteniamo il numero di Fourier che moltiplica, anzi due volte il numero di Fourier, perché qui c'è un 2 delta teta, ok? Quindi quando vado a moltiplicare tutto per 2 delta teta ottengo due volte il numero di Fourier, perché avrò 2 delta teta k diviso rho c delta x quadro, quindi due volte il numero di Fourier, tm meno 1 all'istante n meno Tm all'istante n, più qui abbiamo due volte delta teta h segnato diviso rho c delta x che moltiplica t infinito meno due volte delta teta h segnato diviso rho c delta x che moltiplica tm all'istante n, più allora moltiplicando per delta x mezzi questo scompare, quindi ottengo termine di generazione per delta teta diviso rho c, è tutto uguale a tm n più 1 meno tm all'istante n. Ancora quindi tm all'istante n più 1 sarà uguale a due volte Fourier Tm meno 1 all'istante n più Tm all'istante n che moltiplica 1 meno due volte il numero di Fourier, e poi abbiamo questo termine qua che è meno 2 delta teta h segnato diviso rho c delta x, questo è il coefficiente che abbiamo qui, e poi abbiamo questo termine qui più 2 delta teta h segnato infinito rho c delta x, e infine abbiamo il termine sorgente che è questo. Bene.
questa è l'equazione ottenuta, che è relativa a un nodo, il nodo M, dove è applicata una condizione al contorno del terzo tipo. Una condizione al contorno del secondo tipo produce un'equazione che può essere derivata da questa. Infatti è sufficiente eliminare questo termine per ottenere l'equazione tipo di un nodo dove è applicata la condizione al contorno del secondo tipo omogenea adiabaticità. Se non c'è termine sorgente, scompare anche quest'ultimo termine qui. Quindi da questa equazione possiamo derivare facilmente tutte le altre, quella relativa al caso senza termine sorgente, quella relativa al caso condizioni di adiabaticità con termine sorgente e senza termine sorgente. Ok? Domande? Qualcosa che devo ripetere? Bene. Che cosa succede a questo punto se utilizzo la metodologia implicita? Lo vediamo subito. Allora, vediamo il caso monodimensionale senza termine sorgente. Quindi per il generico nodo interno la situazione è questa. Allora, Q i-1 i, questa volta la potenza termica è valutata all'istante n più 1, no? Qui abbiamo Q punto i più 1 i valutata all'istante n più 1 e il bilancio sarà Q punto i meno 1 i all'istante n più 1 più Q punto i più 1 i all'istante n più 1 è uguale alla variazione di energia rispetto al tempo. Ovviamente stiamo parlando del nodo M, cioè del volume di controllo relativo al nodo M. L'energia, che è genericamente chiamato E, in questo caso è energia interna, chiaramente, no? Ora, esplicitando il tutto, otteniamo K I con I meno 1 N più 1 meno I con I N più 1 diviso delta delta più K I con I più 1 N più 1 meno I con I N più 1 diviso delta delta uguale a rho C per il volume e delta X per T, qui scritto nodo M ma è nodo I, nodo M era prima, T con I N più 1 meno T con I all'istante N diviso delta delta. Al solito, e qui è delta X, al solito moltiplico tutto per delta teta, divido per rho C delta X, ottenendo Fourier di maglia che moltiplica T I meno 1 N più 1 meno T I N più 1 più Fourier di maglia che moltiplica T più 1 N più 1 meno T I N più 1 è
uguale a t con i n più 1 meno t con i n. Riorganizziamo il tutto e otteniamo. Allora, mettiamo t con i n più 1 positivo, quindi portiamo questi termini dall'altro lato e otteniamo meno orietto e t meno 1 n più 1 più t con i n più 1 che moltiplica 1 più, perché questo meno diventa più, due volte Fourier, vedete? Più due volte Fourier, meno Fourier t più 1 istante n più 1 è uguale a meno, anzi questo lo porto dall'altro lato, quindi è più t con i all'istante n. Ecco qua. E questa è l'equazione tipo per il generico nodo interno, caso monodimensionale in assenza di termini di generazione. Vediamo adesso le condizioni al contorno. Vediamo il nodo 1 dove è imposta una condizione al contorno di adiabaticità. In questo caso l'unica potenza termica è Q punto 2, 1. Allora il bilancio sarà Q punto 2, 1 uguale a PE su θ nel volume di controllo 1, chiaramente, e quindi K per T2 meno T1 all'istante n più 1, n più 1, perché la Q punto è valutata all'istante n più 1, diviso delta x è uguale a rho c il volume e delta x mezzi t1 all'istante n più 1 meno t1 all'istante n diviso delta t. Faccio gli ultimi passaggi, poi sollevo la lavagna e così vi do il tempo di controllare e scrivere. Avremo due volte il numero di Fourier che moltiplica t2 all'istante n più 1 meno T1 all'istante n più 1 è uguale a T1 all'istante n più 1 meno T1 all'istante n diviso delta teta, non c'è più perché l'ho già moltiplicato, diviso nulla. A questo punto ottengo, porto tutto dall'altro lato e ottengo meno due volte il numero di Fourier, anzi T2 lo mettiamo dopo, mettiamo prima T1 e quindi ottengo 1 più 2 volte il numero di Fourier che moltiplica T1 all'istante n più 1 meno 2 volte Fourier T2 all'istante n più 1 è uguale a meno T1 all'istante n. E quindi questo mi fa, qui c'era il meno, io no, l'ho portato dall'altro lato, ho fatto la stessa cosa e quindi questo è più. Ok, quindi questo è più e anche mio. Perfetto. Ok, controllate sempre perché è facile commettere errori di segno o cose del genere. Quindi ho portato tutte le temperature a destra e quindi la T1 all'istante n la porta a sinistra e diventa positiva. Stessa cosa che ho fatto qua. Ok? Perfetto. Quindi questa è l'equazione per il nodo a sinistra. Meno
mentre per il nodo a destra la situazione è la seguente. Qui abbiamo un nodo M, X, M-1, delta X mezzi, punto M-1, M all'istante N più 1, punto infinito M all'istante N più 1, e il bilancio sarà al solito punto M-1 M all'istante N più 1 più punto infinito M all'istante N più 1 uguale alla variazione di energia rispetto al tempo del volume di controllo del nodo M. Proseguo in maniera un pochino più spedita, tanto avete capito qual è il metodo. K di M-1 all'istante N più 1 meno di M all'istante N diviso delta X più H, segnato per l'area che è unitaria, di infinito meno Tm all'istante n più 1, questo è Tm all'istante sempre n più 1, è uguale a rho c per il volume che è delta x mezzi, Tm all'istante n più 1 meno Tm all'istante n diviso delta n. Riorganizzando il tutto ottengo due volte Fourier Tm-1 all'istante n più 1 meno Tm all'istante n più 1 più 2 delta teta H segnato diviso rho c delta x infinito meno Tm all'istante n più 1 uguale Tm n più 1 meno Tm all'istante n. Non ci resta che riorganizzare tutto ottenendo meno 2 volte Fourier di n-1 all'istante n più 1 più tm all'istante n più 1 che moltiplica 1 più 2 volte il numero di Fourier più 2 delta teta h segnato diviso rho c delta x è uguale, questo lo porto dall'altro lato e viene Tm all'istante n più 2 delta teta h segnato t infinito diviso rho c delta x, e questa è l'equazione per l'altro nodo estremo, quello a destra, mentre quest'altra è per il nodo a sinistra. Quindi le equazioni sono queste tre: generico nodo interno, condizione al contorno di adiabaticità, condizione al contorno del terzo tipo. Mettendo insieme il tutto, viene fuori che ad ogni passo temporale devo risolvere un sistema di equazioni algebriche la cui matrice dei coefficienti, nel caso monodimensionale, è una matrice di tipo tridiagonale. Che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio che in questo caso specifico al primo nodo avrò questi coefficienti qua: 1 più 2 volte Fourier meno 2 Fourier e poi i vari zeri fino al nodo finale. Alla seconda riga, quindi sarò già al primo nodo interno, avrò meno Fourier, 1 più 2 Fourier meno Fourier 0 e così via. Alla terza riga avrò 0 meno Fourier, 1 più 2 numero di Fourier,
minuscoli e così via, proseguendo fino alla fine, dove avrò invece, qui avrò 1 più 2 volte il numero di Fourier più 2 delta delta H su rho C delta X, poi avrò meno 2 Fourier, mentre poi tutti 0. E quella che ottengo è una matrice dei coefficienti tridiagonale, cioè tipicamente ho un termine non nullo sulla diagonale, evidentemente, e poi un termine non nullo a sinistra e a destra, e tutti gli altri termini sono nulli. Ok? Quindi si presta molto bene ad essere risolto questo sistema di equazioni utilizzando l'eliminazione di Gauss oppure Gauss-Seidel, quindi un metodo diretto oppure un metodo iterativo. Ma arrivati fin qui, cioè capito come risolvere un esercizio, un eventuale esercizio, un eventuale problema utilizzando uno dei due metodi, ok? Quindi siamo in grado sostanzialmente di risolvere il campo di temperatura termovariante in un problema di quel tipo con e senza termine sorgente, non è che faccia una differenza così importante utilizzando il metodo delle differenze finite. Ovviamente ci chiediamo: se ho discretizzato la derivata seconda nello spazio utilizzando una tecnica, diciamo così, di discretizzazione che mi ha permesso di avere un ordine di accuratezza pari a 2 nello spazio, cioè derivata seconda di t su dx quadro è uguale a t meno 1 meno 2t più t più 1 diviso delta x quadro, e abbiamo dei termini aggiuntivi che sono di ordine delta x quadro, ok? A fianco a questa discretizzazione, questa scrittura discretizzata dell'operatore differenziale, ho discretizzato anche il termine derivata della temperatura rispetto al tempo, ma è passato un po' in sordina, volutamente, il fatto che abbiamo utilizzato una discretizzazione basata su un'approssimazione all'indietro, che è del primo ordine, capite? Cioè entrambi questi metodi, sia l'esplicito che l'implicito, sono basati su una discretizzazione spaziale con un'accuratezza del secondo ordine, quindi sono accurati al secondo ordine nello spazio e solo al primo ordine nel tempo. Mi seguite? Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se io scegliessi di risolvere il problema con il metodo implicito, e quindi non ho assolutamente alcun tipo di limitazione matematica nella scelta del time step, nella realtà l'errore introdotto nella discretizzazione dell'operatore dt su dθ è dell'ordine del time step stesso. E allora, se voglio risolvere un problema nel tempo che dura 10 secondi e scelgo un time step pari a un secondo, so già che sto introducendo un errore di troncamento che è dello stesso ordine, e magari sto commettendo un errore di troncamento nel tempo che dell'ordine del secondo e nello spazio per vari motivi molto più basso. Allora, sapendo questo, potrei essere portato a diminuire il time step in modo da bilanciare gli errori di troncamento, capite? Oppure mi chiedo se è possibile avere un'approssimazione anche nel tempo del secondo ordine, in modo che il metodo diventa del secondo ordine e nel tempo e nello spazio. Proviamo a ragionare. La derivata temporale è una derivata prima. Quindi quando noi abbiamo affrontato proprio all'inizio dell'argomento differenze finite il problema dell'approssimazione della derivata prima, abbiamo iniziato con lo schema in avanti, poi all'indietro,
e poi schema alle differenze centrali. Qual è la differenza pratica tra questi schemi? La differenza pratica sta nel fatto che nel nodo, utilizzando lo schema in avanti o lo schema all'indietro, valuto le variazioni facendo riferimento solamente a ciò che c'è a monte e basta, o ciò che c'è a valle e basta. O meglio, se mi metto a valutare questa differenza, non mi rendo conto se a monte e a valle stanno avvenendo dei fenomeni e non li prendo in considerazione contemporaneamente, capite? Lo schema di differenza centrale invece fa proprio questo. Prendo il nodo, considero e il nodo a monte e il nodo a valle, faccio pesare 0,5 sostanzialmente gli effetti a monte e a valle, quindi hanno lo stesso peso per intenderci, e valuto che cosa sta succedendo in corrispondenza del mio nodo. Ok? In questo modo siamo riusciti ad avere un ordine di approssimazione pari a 2. Perfetto. Proviamo a ribaltare un ragionamento di questo tipo alla derivata temporale. Guardando questa immagine qui, quando vado a scrivere il bilancio, dico che la variazione di energia nel volume di controllo associato al nodo I dipende soltanto dai flussi, e qui dobbiamo stare un attimo attenti perché dobbiamo convertire quella parola monte valle nel tempo, quindi monte significa n più 1, valle significa n questa volta, no? Quindi considero che la variazione di energia dipende solo dai flussi a monte, vedete? A n più 1. E giustamente è del primo ordine. Se prendo il metodo esplicito, qui c'ho n, quindi solo a valle. Eppure lui è del primo ordine. Ma allora io forse dovrei fare in modo di tenere in debita considerazione ciò che avviene all'istante n e all'istante n più 1, in modo da essere in linea con quanto fatto quando abbiamo fatto lo schema delle differenze centrali, capite? Bene, allora questa cosa qui può essere vista in maniera molto più immediata utilizzando la formulazione matematica. Vi faccio vedere. Allora, se utilizzo la formulazione matematica, posso scrivere che ρ C per, diciamo, scriviamo direttamente t con i n più 1 meno t con i n diviso delta theta, quindi già direttamente discretizzato, questo è uguale, utilizzando un opportuno coefficiente di peso, che chiamo theta grande così, è uguale a theta per k, qui abbiamo la derivata seconda, la scrivo direttamente discretizzata utilizzando quindi una formulazione matematica. Ti meno 1 meno 2 volte ti più ti più 1 diviso delta x quadro, e questo lo valuto all'istante n più 1 più 1 meno theta grande k t meno 1 questa volta all'istante n meno 2t all'istante n più t più 1 all'istante n ancora diviso delta x quadro. Ovviamente theta sarà compreso tra 0 e 1 e se theta è uguale a 1, allora ottengo il metodo implicito. Se theta è uguale a 0, allora ottengo il metodo esplicito. Giusto?
vedete, se teta uguale a 0, scompare questo pezzo qui, questo diventa 1 ed è il metodo esplicito come lo conosciamo. Per teta compreso tra 0 e 1 abbiamo i metodi semi-impliciti. In particolare, se teta uguale 0,5, abbiamo il metodo di Frank Nicholson. Ma teta uguale 0,5 significa che sto pesando con lo stesso coefficiente di peso i flussi all'istante n e all'istante n più 1. Infatti, se l'accuratezza, quindi l'ordine dei termini aggiuntivi, è delta x quadro, delta teta, sia per il metodo implicito che l'esplicito, nel metodo di Crank-Nicholson è delta x quadro, delta teta quadro. Ok? Quindi accurato al secondo ordine e nello spazio e nel tempo. Ora, da quella scrittura lì è facile ricavare l'equazione tipo per il generico nodo interno. Infatti, moltiplicando tutto per delta teta e dividendo per ρc, lì avremo teta Fourier e 1 meno teta Fourier per k, eccetera. E quindi quello che viene fuori è un sistema di equazioni algebriche che devono essere risolte simultaneamente con un termine noto che è un pochino più corposo rispetto al caso puramente implicito. Cioè, quello che sto dicendo è che si arriva ancora a un sistema di equazioni come per il metodo implicito. Si può ancora dimostrare che questo metodo è incondizionatamente stabile, ma a differenza del metodo implicito, che invece spegne le oscillazioni, se qui si è nella condizione di Fourier maggiore di un mezzo, in realtà può avvenire che alcune oscillazioni non vengono spente ma permangono indefinitamente, cioè non diverge per intenderci, ma non spegne le oscillazioni come il metodo implicito, ma comunque è incondizionatamente stabile. Allora, tutto questo per dirvi che la risoluzione del sistema di equazioni è tipicamente un po' più laboriosa, cioè richiede più passaggi, se vogliamo dire, vogliamo dirla in questo modo. E allora il vantaggio è legato al fatto che, potendo utilizzare dei time step più grandi rispetto agli altri due metodi, a parità di errore commesso, errore di troncamento commesso, capite? Cioè, per intenderci, se ho un time step di un secondo, l'errore di troncamento col Crank-Nicholson è 0,01. E quindi, se devo descrivere il problema per un secondo, con il passo di 0,1 faccio 10 passi con un errore nel tempo di 0,01 col Crank-Nicholson. Se voglio lo stesso errore nel tempo con l'implicito o l'esplicito, devo utilizzare direttamente 0,01, perché l'errore in quel caso è proprio dello stesso ordine di grandezza. Quindi devo fare 10 volte il numero di passi del Crank-Nicholson. Allora, una maggiore laboriosità nella risoluzione può essere ripagata dalla necessità di fare un minor numero di passi a parità di errore di arrotondamento. Capite? Benissimo. Va da sé che è sempre possibile comunque, attraverso altri metodi, esprimere la derivata prima con un errore di troncamento dell'ordine delta teta quadro, anche per il metodo esplicito, per esempio. Vediamo quest'ultima cosa e poi terminiamo la lezione. Probabilmente pochi di voi
ricorderanno o avranno dato giustamente il peso dovuto a una cosa che vi ho detto alla prima lezione. Se voi pensate, adesso provate a ripensare alla prima lezione, dopo queste prime, sono tre settimane, lezione, in effetti adesso stiamo iniziando a vedere qualcosa in più, qualche metodo numerico, e forse alcune parole che ho utilizzato nella prima lezione, se in quel giorno non vi dicevano nulla, forse oggi vi dicono qualcosa in più. Vi ho fatto vedere dei risultati ottenuti con il codice sul quale lavoro, quindi quello sviluppato in casa, diciamo così, relativi alla scia di von Karman. Ricordate la scia di von Karman, quella lì? E vi ho fatto vedere, guardate, che c'è stato tutto un lavoro di sviluppo che, grazie a un'approssimazione del termine temporale al secondo, terzo e quarto ordine, ci ha consentito di portarci sui termini e sui valori sperimentali in maniera molto accurata. Stavo parlando di qualcosa che è proprio questa, cioè il metodo, se ricordate, è esplicito. Ora ovviamente le equazioni che risolvo non sono le equazioni della conduzione, sono le equazioni di Navier-Stokes, quindi è un pochino più complicato, ma il concetto è esattamente lo stesso. Quindi immaginiamo di fare riferimento al metodo esplicito. Quindi avremo tiponia n più 1 meno tiponia distante n diviso delta delta, è tutto moltiplicato per ρ c, è uguale a k tiponia meno 1 distante n meno 2 volte tiponia distante n più tiponia più 1 a distante n diviso delta y. Bene, questa approssimazione, questa qua, abbiamo detto che è, lo faccio qua, visualizzabile in questo modo. Qui metto il tempo, qui metto la temperatura a tipo lì, questo è distante n più 1, distante n, distante n meno 1, immaginando quindi che ne so, la temperatura faccia qualcosa di questo tipo, la temperatura nodale del nodo I in tutto il tempo, queste sono le tre temperature, I con I n più 1, I con I n e I con I n meno 1. Ora, noi stiamo approssimando la derivata in questo punto qua utilizzando la retta che passa per questi due nodi, come già abbiamo visto nell'approssimazione in avanti e all'indietro, cioè. Ora, già che T con I n più 1 è il valore di temperatura che sto calcolando, mentre gli istanti di tempo precedenti già li conosco perché li ho già risolti, poter passare, guardando semplicemente questo grafico, a uno schema, alle differenze centrali, quindi di ordine 2, 3 o 4, sembrerebbe impossibile perché sulla destra non ho nulla, giusto? Però posso far riferimento ai nodi che ho prima, utilizzando uno schema basato sul metodo dei coefficienti incogniti, così si chiama. In particolare, immaginiamo di voler rappresentare la derivata nel tempo con un'approssimazione di ordine 2 utilizzando il metodo esplicito, quindi i flussi sono valutati tutti all'istante n. Con il Crank-Nicholson, ricordate che ho 0,5 all'istante n, 0,5 all'istante n più 1. Qui no, sono valutati all'istante n, quindi non ho possibilità di incrementare l'ordine come ho fatto con il Crank-Nicholson. Allora scrivo t con i all'istante n più 1 è uguale a t con i all'istante n più dt con i su dt moltiplicato, ovviamente questo va valutato all'istante n, dt con i su dt all'istante n moltiplicato delta teta, che è l'intervallo di tempo di espansione che sto utilizzando, più la derivata seconda di t con i all'istante n per delta teta quadro mezzi,
più i termini aggiuntivi che saranno dell'ordine di delta teta al cubo. Giusto? Quindi ho scritto t con i n più 1 in funzione di t con i n. Ora scrivo t con i n più 1 in funzione di t con i n meno 1. Questo è uguale del t con i su d teta. Anzi, in realtà qui c'è un piccolissimo inghippo. Cancello. Ragionateci un attimo. Quello che devo fare è, non è scrivere t con in più 1 in funzione di t con in, ma il contrario. Perché in questo modo avrò le derivate in n più 1, capite? Mentre nell'altro modo ho le derivate in n, n meno 1, giusto? Quindi farò t con i all'istante n meno 1 è uguale t con i all'istante n più la derivata di t con i all'istante n su d teta, però questa volta l'intervallo di espansione è negativo, quindi è meno delta teta. Sulla derivata seconda diventa di nuovo positivo, più del t con i all'istante n su d teta, derivata seconda, delta teta quadro, mezzi, più gli errori di troncamento che saranno dell'ordine delta teta. Avete capito la differenza tra le due scritture? Allora, a questo punto, se scrivo t con i n meno, questo è n più 1, questo è n meno 1, fatto. Allora, in realtà questo è n più 1. Ok, adesso invece t con i n meno 1 è uguale a t con i n più 1 meno del t con i n più 1 su d teta. E ora attenzione, perché sto utilizzando questo intervallo qui, che questa volta è 2 delta teta, mentre questo intervallo qui è delta teta, giusto? Allora che succede? Che qui avrò due volte delta teta, poi la derivata seconda che avrà due volte delta teta al quadrato, quindi 4 delta teta quadro mezzi, più l'errore di troncamento è sempre dello stesso ordine di grandezza, cioè delta teta al cubo, sostanzialmente, per intenderci. Allora, a questo punto, se moltiplico la prima equazione per un coefficiente A, la seconda per un coefficiente B e le sommo, che cosa ottengo? A t con i n più B t con i n meno 1 uguale ad A più B t con i n più 1, giusto? Poi avrò meno A più 2B che moltiplica del t con i n più 1 su d teta per delta teta, e poi avrò più a più 4b che moltiplica la derivata seconda di t con i n più 1 su d teta delta teta al quadrato mezzi, più l'errore di troncamento che non c'entra, quindi lo tronco. Sono arrivato a fine la pagina. Allora adesso voglio che questa espressione mi rappresenti la derivata prima, cioè mi permetta di esprimere in modo discretizzato la derivata prima. Affinché ciò sia vero, devo trovare il giusto valore dei coefficienti A e B. E da qui il nome del metodo dei coefficienti incogniti. Infatti, quello che deve avvenire è che questo termine qui deve essere pari a 1, questo termine qui
deve essere pari a 0, in modo da far sparire la derivata seconda, e a quel punto avrò un'espressione approssimata della derivata prima in funzione di t con in più 1, t con in e t con in meno 1. E sarà di ordine 2, perché qui c'è un errore di troncamento dell'ordine delta teta al cubo, quindi quando andrò a dividere per delta teta mi verrà di ordine 2, capite? Quindi quello che devo fare adesso è imporre la condizione a più 2b è uguale a 1 e a più 4b uguale a 0, giusto? Questa condizione la rispetto se a è uguale a meno 4b, e quindi qui avrò meno 4b più 2b uguale 1, di conseguenza b uguale a meno 1/2 e a uguale 2. Con questi valori di a e di b sparisce il termine della derivata seconda e ciò che alla fine ottengo lo scrivo qui. Allora, avremo a che è 2 t con i alla n più b che è meno 1/2 t con i alla n meno 1 uguale a più b, quindi 2 meno 1/2 t con i alla n più 1 meno a più 2b, quindi 2 più 1 che moltiplica dt con i alla n più 1 su dθ per delta teta. E da qui ricaviamo facilmente che, allora, qui abbiamo, facciamo 2 meno 1/2, quindi questo è uguale a 3/2, va bene? Quindi qui abbiamo 4, facciamo proprio il minimo come ne multiplo, 4 t con i alla n meno t con i alla n meno 1 uguale a 3/2 t con i alla n più 1 più meno, anzi 3 meno 2 più 1, no, qui ho sbagliato, qui c'è un meno, dico bene? E a più 2b, b è negativo, quindi è meno, e quindi qui viene direttamente 2 meno 1 viene meno, dt con i su dθ la n più 1 diviso delta t, e di conseguenza l'espressione che sto cercando qui, ricordiamoci che c'è un errore di troncamento che è dell'ordine delta t al cubo, che rimettiamo per completezza, l'espressione che sto cercando è del t con i alla n più 1 su dθ uguale a 3 t con i alla n più 1 più 4 t con i alla n meno t con i alla n meno 1 diviso 2 delta θ. Questa volta i termini aggiuntivi saranno dell'ordine di delta t al quadrato. Questa diventa il primo membro dell'equazione che ottengo discretizzata per il generico nodo interno utilizzando il metodo esplicito. Vantaggi e svantaggi. Vantaggi, ovviamente evidente, approssimazione ordine 2. Svantaggi. Il primo svantaggio è che al primo passo temporale in realtà io non ho due valori di temperatura precedenti, ma ce n'ho uno solo. Quindi al primo passo temporale non posso utilizzare un'approssimazione di questo tipo, quindi il primo passo sarà del primo ordine. I passi successivi saranno del secondo ordine. Secondo svantaggio, bisogna ricontrollare la stabilità, potrebbe essere più stringente. Ok? Controllatela magari utilizzando il metodo degli ordini di grandezza a casa, ricontrollate
se la stabilità ha subito variazioni e il criterio magari potrebbe essere diventato diverso. Ultimissima cosa, va da sé che posso ancora incrementare l'ordine di approssimazione continuando con lo sviluppo, mettendo qui anche i termini del terzo ordine, e ovviamente in questo caso che cosa avrei dovuto fare? Scrivere tre equazioni, t con i alla n, n-1 ed n-2, poi moltiplico la prima per a, la seconda per b, la terza per c, e devo fare in modo, nelle condizioni che pongo, che il coefficiente della derivata seconda e anche il coefficiente della derivata terza siano pari a 0 e quello della derivata prima sia pari a 1. In questo modo riesco a trovare un'espressione con il metodo dei coefficienti incogniti della derivata prima temporale di ordine 3, ma ha bisogno di 3 punti prima, capite? Con gli svantaggi che ne conseguono. Quando nella prima lezione vi ho fatto vedere quei risultati, i primi risultati erano stati ottenuti con uno schema di ordine 2, che è questo, e l'accordo era non, diciamo, eccezionale, diciamo, era buono, ma insomma c'era comunque una piccola discrepanza. Il lavoro che è stato fatto ha mostrato che con l'ordine 3, parità di time step, si otteneva un ottimo accordo. Con l'ordine 4 i miglioramenti erano non così importanti. Dal punto di vista però del numero di iterazioni per andare a convergenza, il numero di iterazioni cresceva molto, quindi ci voleva molto più tempo per risolvere il problema al quarto ordine rispetto al terzo ordine. E allora, costi e benefici, come al solito, il terzo ordine è risultato essere quello più appropriato, perché si poteva ottenere una buona soluzione con un time step non troppo piccolo, ok? Che invece col secondo ordine bisognava scendere molto con il time step e quindi aumentare molto il numero di iterazioni, e non si appesantiva troppo l'algoritmo, quindi il numero di iterazioni per arrivare a convergenza non era così elevato. Quarto ordine invece, gli svantaggi iniziavano a, come dire, a superare i vantaggi, va bene? E fa stato fatto questo, quindi nulla di così complicato alla fine, dai. Va bene, ci vediamo la prossima volta, aula informatica, se non ci sono domande, abbiamo terminato. Ok, grazie.